A tutti i livelli siamo indietro come donne, purtroppo, perché è una società ancora che ci lascia indietro. Come siciliana, no, è il sud che forse è rimasto un po' indietro, ma non è colpa nostra, credo che la responsabilità sia da ricercare altrove. Quando vai via, naturalmente ti piange il cuore, però fai più fatica a far venire fuori appunto i tuoi studi, il tuo lavoro, però lo devi fare perché stai lontano da casa, lo devi fare perché prima o poi vuoi ritornare nel tuo paese. Io quando penso alle cose che ho fatto, certo qui a Capodorlando forse non avrei potuto farle, però quando penso al mio futuro, penso di ritornare a Capodorlando. È sempre la Sicilia, ma soprattutto Capodorlando è sempre nel mio cuore ed è sempre il mio paese d'origine. Chi scrive un libro pensa sempre, no, che venderà tante copie, ci spera. Tu eri convinta di avere questo successo oppure è andato oltre quello che ti aspettavi? No, io pensavo che alcuni argomenti fossero di nicchia, l'avevo fatto per passione, ecco, appunto, ritorna sempre il discorso della passione, dell'impegno civile che ci metti nelle cose che fai. E dopo un mese mi sono trovata a 3 edizioni, per me era proprio un successo inaspettato. Però sto imparando molto anche in questa fase, che sto girando molto, mi chiamano in tutta Italia e non pensavo di avere una vendita così, diciamo così, cospicua.